Questo è Don Giovanni Bonetti. Don Giovanni, nato in una piccola cittadina del Bergamasco, è conosciuto per la sua grandissima saggezza, come per la sua grande abilità oratoria, per la sua integrità morale e per la sua eleganza. Un personaggio a tutto tondo, amante della natura e dei suoi frutti, sempre pronto all'azione grazie alle sue abilità motorie, che certamente lo contraddistinguono. Ferma. Ma chi ha scritto ste baggianate? Ma io voglio sapere chi è che scrive ste cose di Don Giovanni. Non sono reali, non sono vere. Lo sanno tutti che non è vero niente tutte queste cose. Fai partire le testimonianze, per piacere. Manda le testimonianze. Guarda, lasciamo stare. Fai partire le testimonianze. Grazie, grazie mille. Ma guarda un po' chi ha scritto ste robe. Io non capisco proprio che ha scritto. Il coro degli adolescenti di Costorio canta Ti ringrazio Don Giovanni. Dirige l'orchestra il maestro Andrea Galleri. Canta il coro degli adolescenti. Ti ringrazio Don Giovanni, ma più paura. Sappiamo che stai per andar via e volevamo salutarti. Sappi che ovunque andrai sarai sempre nei nostri cuori e noi nel tuo. Stiamo facendo il video insieme per te perché così sei un po' più felice. E volevamo dirci che ci mancherai. Sì, anche a me, Don. Più di lui. No. Volevamo ringraziarti per questi anni passati assieme, è stato veramente un piacere. È stato un piacere lavorare in oratorio con te e con tutti gli altri. Anche se ti abbiamo fatto dannare più volte. L'oratorio e il Gresto non sarà più uguale senza di te. Volevo ringraziarti per tutte le avventure passate insieme. In questi anni mi hai insegnato i veri e fondamentali valori della vita e per questo te ne sarò sempre grata. Ci hai aiutato a crescere, ci sei sempre stato quando avevamo bisogno di te e per questo resterai per sempre nei nostri cuori. Ci mancherai. E non ti dimenticheremo mai. Grazie per questi anni, ti vogliamo bene, buon cammino. Grazie per averci aiutato in tutti i periodi difficili, grazie per esserci stato comunque. Grazie per esserci stato vicino nei momenti difficili. Dai. E grazie per tutti i momenti vissuti insieme. E grazie per averci aiutato a crescere in questi anni. Spero che ti trovi bene dove andrai e mi mancherai un sacco e verrò a venirti a trovare. Sei sempre stato il mio prete preferito. Grazie per tutti i momenti che abbiamo passato con te e soprattutto per la convivenza che hai inventato. Grazie per tutte le esperienze, grazie per le gite, le vacanze, i cammini, i pellegrinaggi, tutte esperienze che non dimenticheremo mai. Grazie per averci sopportato tutti quanti, perché è così. Spero che tornerai anche a trovarci quando potrai. Ci sarebbero tante parole da dirti. Tante cose da dirti, ma forse, o meglio, una cosa più importante da dirti è grazie. Grazie di tutto per quello che hai fatto. Ci mancherai, un abbraccio. Grazie di tutto, grazie davvero, perché sono stati dei begli anni, ci siamo divertiti. Spero anche tu, in bocca al lupo per il tuo futuro. E ricordi il vascello, la discesa da Borno con Battisti e ci vediamo quando mi sposo. In bocca al lupo, Don, ti voglio bene. Abbiamo passato circa un'ora a pensare che cosa dirti per salutarti, ma l'unica cosa che ci è venuta in mente è di ringraziarti per tutto il tempo che ci hai dedicato e di augurarti un buon cammino. Grazie, Don! Un saluto da Michela e Michele. Ti ringraziamo per le esperienze che abbiamo vissuto insieme e che ci hanno fatto crescere. Vogliamo anche augurarti tanta buona fortuna per la tua nuova avventura e che sia proficua come quella qui di Concesio. Grazie Don per averci accompagnato in questi 10 anni, ma soprattutto per averci sopportato tutte durante l'adolescenza.
Volevamo ringraziarti per le bellissime esperienze che ci hai fatto vivere in questi anni. Ci mancherai tantissimo e speriamo che ti troverai bene anche nella nuova parrocchia. Siamo qui, gang, volevamo salutarti perché il tempo tra l'altro passa, dobbiamo fare velocemente. Il tempo passa. E volevamo ringraziarti di tutto per quello che hai fatto per noi in questi anni. E augurarti un buon proseguo e di tornare perché buona fortuna. Cioè puoi venire qualche volta. E stiamo suonando nei 5 di numero perché niente. No, 20 secondi, basta. No, come sai tu benissimo, c'è un tempo per tutto, quindi è giusto così. Siamo con te e grazie mille. Non l'ho chiuso! Non l'ho chiuso! Sono un demente! Don Giovanni, voglio mandarti questo messaggio per ringraziarti del tempo passato insieme e spero che tu non ci dimenticherai mai. Purtroppo è arrivato il momento dei saluti. Ti ringraziamo per tutti questi begli anni passati insieme e verremo sicuramente a trovarti in quel di Palazzolo. Ciao, ti voglio bene un sacco. Ciao Don! Ciao! Ciao Don! Ciao Don! Ciao Don! Ciao Don Gio! Ciao Don! Ciao! Ciao Don! Ok, d'accordo, va bene. Forse non tutte le cose che ho detto prima erano delle fesserie. Certamente è un grande amante dei sonnellini pomeridiani, questo è innegabile. Ma ciò che è altrettanto sicuro è che in questi 10 anni, un poco alla volta, ci ha aiutato a capire come preparare quello zaino che ognuno di noi, prima o poi, potrà mettere in spalla per affrontare il proprio cammino. Perché ormai tutti lo sanno. Ogni cosa ha il suo tempo. Oh, abbiamo finalmente... Che bello, guardate. Guardate. Ti vedi lì, qua, ti vedi qua, ti vedi lì e guardi bello. Qua. Ma guarda. Capito? Perché tu hai sempre la faccia deformata. Cappa, piano! Ada lì! Troppa forza! Villotta! Salutiamo un attimo il Don. Ciao, grazie.